Sei pronto ad aprire il cofano? Giustula moltissimi tutorial! E per i ricambi la scelta giusta è l'app Mister Auto. Pratica, veloce e più conveniente del sito. Trovi la frizione e lo spingidisco Bolk usati nel video in esclusiva sul sito di Mister Auto e nel link nella descrizione. Salut, bienvenue sur ma clé de 12. Bon alors, on va te montrer avec ce tuto comment remplacer ton embrayage et ta butée d'embrayage. Alors c'est un tuto que tu vas pouvoir utiliser sur d'autres voitures, que ce soit sur la Mégane 3, la Clio 3, le Scénic ou bien même la Clio 4. C'est similaire. Alors je te conseille vraiment de regarder la vidéo en entière parce qu'il y a plein de petites astuces jusqu'à la fin de la vidéo, en particulier sur la purge de l'embrayage. C'est vraiment important de le suivre à la lettre si tu veux pouvoir passer tes vitesses une fois le remontage effectué. Alors vraiment, on s'est donné beaucoup de mal avec toute l'équipe de ma clé de 12 pour vous faire un tuto avec toutes les infos pour savoir comment faire son embrayage. Alors s'il te plaît, pour nous remercier, like la vidéo, surtout abonne-toi et n'hésite pas à laisser un commentaire, ça fera vraiment plaisir à toute l'équipe. Spegni l'auto. Tira il freno a mano. Tira la leva di apertura del cofano e aprilo. Per cambiare la frizione, bisogna sollevare la parte anteriore dell'auto e rimuovere le ruote per avere accesso completo. Molla i bulloni delle ruote anteriori, solleva la parte anteriore dell'auto e appoggiala sui due cavalletti. Ti consigliamo comunque, prima di iniziare, di guardare il tutorial Sollevare l'auto in sicurezza. Dopodiché puoi togliere le ruote. Non dimenticare di metterle sotto l'auto. Per questa operazione bisogna rimuovere la batteria. Per farlo ti consigliamo di guardare la nostra guida Cambio batteria Mégane 2 1.5 DCI. Adesso bisogna rimuovere il coperchio della batteria. Prendi una chiave a bussola con prolunga e innesto Torx da 40 e svita le tre viti di fissaggio del coperchio. Poi usa un inserto da 10 per svitare il dado di fissaggio del cavo sul coperchio della batteria. Rimuovi il condotto di entrata dell'aria, basta tirarlo verso di te. Usa un cacciavite piatto per staccare il cavo elettrico del suo alloggio. Stacca i tre connettori elettrici dalla centralina e rimuovili. Adesso puoi rimuovere il coperchio della batteria assieme alla centralina. Scollega il debimetro e rimuovi il sensore di pressione del turbo. Usa un cacciavite piatto per staccare l'anello di fissaggio del condotto d'entrata del turbo. Poi estrailo. Rimuovi la seconda parte del condotto d'entrata dell'aria, all'altezza della calandra. Poi rimuovi la scatola dell'aria, che è fissata sul suo supporto. Stacca lo sfiato dalla scatola del cambio. Adesso bisogna staccare i due comandi della testina del cambio spingendo sulle due linguette situate sulla testina con un cacciavite piatto e poi facendo leva con quest'ultimo. Poi sposta i due comandi della scatola del cambio spingendo con un cacciavite piatto sui blocchetti di fissaggio. Adesso bisogna mettersi sotto l'auto. Per cambiare la frizione bisogna rimuovere i due cardani. Bisogna quindi svuotare la scatola del cambio per non spandere olio dappertutto. Ti consigliamo di guardare la nostra guida Svuotare scatola del cambio Mégane 2 1.5 DCI. Rimuovi aiutandoti con una forca le linguette che fissano i parafanghi.
poi rimuovi i parafanghi. Usa una chiave a bussola con inserto da 30 per svitare il dado del mozzo dai due lati dell'auto. Adesso devi rimuovere le due testine dei bracci oscillanti. Per farlo, ti consigliamo di guardare la nostra guida Sostituzione braccio oscillante Megane 2. Adesso rimuovi le due testine dello sterzo. Per farlo, ti consigliamo di guardare la nostra guida Sostituzione testina sterzo Megane 2. All'altezza del passaggio della ruota, rimuovi il flessibile del sensore dell'ABS dai suoi vari alloggi, in modo da poter rimuovere il cardano. Adesso puoi rimuovere il cardano dal portamozzo. Dal lato del conducente puoi rimuovere il cardano facendo leva all'altezza della scatola del cambio. Dal lato del passeggero, prima di poter rimuovere il cardano, bisogna svitare la vite dell'albero di trasmissione usando una chiave inglese da 13. Poi rimuovi il cardano. Bisogna abbassare il motore per rimuovere la scatola del cambio. Bisogna quindi rimuovere il telaietto. Usa una chiave a bussola con inserto da 18 per svitare le due viti che fissano il telaietto. Usa una chiave a bussola con inserto da 13 per svitare da entrambi i lati il bullone che fissa la culla al telaietto. Dal lato del conducente e usando gli stessi attrezzi, rimuovi le due viti che fissano la piastra di metallo al telaietto. Rimuovi il telaietto. Termina di rimuovere la piastra di metallo. Poi svita le tre viti del supporto antibasculamento del motore. Usa una chiave a bussola con inserto da 18. Poi rimuovi il supporto. Usa una chiave inglese da 13 per svitare le tre viti che fissano il supporto del catalizzatore dal lato del volano del motore. Rimuovi il supporto. Usa una chiave inglese da 13 per svitare il bullone che fissa la scatola del cambio sul blocco motore. Poi rimuovi le quattro viti che fissano il carter al volano del motore. Adesso bisogna spingere con un crick all'altezza del carter per poter sostenere il motore quando si rimuove il suo supporto dal lato della scatola del cambio. Usa un inserto da 16 per svitare la vite centrale del tampone della scatola del cambio. Poi, con gli stessi attrezzi, svita le tre viti che fissano il supporto della scatola del cambio. Abbassa il motore di qualche centimetro, stando attento a che non spinga su alcun elemento mentre scende.
Poi rimuovi il supporto pendolare. Adesso bisogna rimuovere il tappo di spurgo del circuito della frizione. Poi solleva le linguette del ricevitore della frizione. Usa un cacciavite piatto. Rimuovi il ricevitore della frizione. Puoi inserire il tappo di spurgo sul ricevitore della frizione per evitare che si spanda del liquido dei freni. Rimuovi il sensore della retromarcia sollevando la linguetta con un cacciavite piatto e tirando sul connettore. Usa un cacciavite piatto per staccare il sensore della velocità. Poi stacca il cavo elettrico della scatola del cambio. Usa una chiave a bussola con prolunga inserto da 13 per svitare la vite che blocca la messa a terra sul motore. In queste immagini vedi la posizione delle due viti dell'avviamento che devi rimuovere. Usa una chiave a bussola con prolunga inserto da 13. Usa un cacciavite piatto per staccare il motore dalla scatola del cambio, perché il perno di centraggio potrebbe rendere difficile la separazione dei due blocchi. Poi rimuovi le altre tre viti. Usa un inserto da 13 per le prime due e un Torx da 30 per l'ultima. Adesso la scatola del cambio è libera. Spostala verso l'esterno per staccarla completamente dal blocco motore prima di calarla. Per rimuoverla ti conviene farti aiutare, perché è un elemento pesante e difficile da spostare. Adesso vedi la frizione. Bon, t'es presque au bout du démontage. Si t'as la moindre question ou même si t'as des suggestions à nous donner, n'hésite pas à laisser un commentaire, promis on y répondra. Et surtout, encore une fois, ça nous ferait vraiment plaisir que tu t'abonnes à la chaîne, c'est super important pour nous. Usa una chiave a bussola con inserto da 10 per rimuovere le 6 viti che fissano la frizione al volano del motore. Rimuovi la frizione. Adesso vedi il volano del motore. In alcuni casi è fondamentale cambiarlo contestualmente alla frizione. Se devi farlo, ti consigliamo il nostro video Come cambiare il volano del motore Megane 2.1.5 DCI. Il disco e la campana della frizione Bulk usati in questo video li trovi sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Per prima cosa, pulisci la superficie piatta della campana che è a contatto col disco. Usa del detergente per freni e un panno. Poi monta il disco della frizione. Posiziona nella campana la parte con le molle. Per rimontare la frizione sul volano del motore, bisogna che il disco e la campana siano perfettamente centrati. È quindi fondamentale munirti di un centrafrizione. Lo trovi nella descrizione del video. Monta bene il centrafrizione e verifica che il disco e la campana siano perfettamente allineati. Se non lo sono, è impossibile infilare l'albero primario nel disco della frizione quando monti il carter. Pulisci la superficie di contatto del volano del motore. Usa del detergente per freni e un panno. Vedrai tre perni di centraggio che servono per montare la frizione sul volano del motore. Prendi disco e campana e montali sul volano del motore. Ti consigliamo caldamente di sostituire le viti della frizione con altre nuove. Le trovi nella descrizione del video. Inserisci le viti. Comincia a mano. E poi stringi con la chiave dinamometrica alternando le viti in posizione opposta.
Adesso puoi rimuovere il centro a frizione. Quando cambi la frizione, è importante sostituire anche lo spingidisco. Usa una chiave a bussola con inserto da 10 per svitare le due viti dello spingidisco. Rimuovi lo spingidisco. Adesso devi pulire bene l'interno del carter, che è ricoperto di polvere dal vecchio disco. Usa del detergente per freni. Pulisci l'albero primario con del detergente per freni e un panno. Poi ungi l'alloggio con del grasso per ingranaggi. Non metterne troppo, perché se il grasso si espande, rischia di compromettere l'efficienza della frizione. Trovi questo grasso nella descrizione del video. Lo spingidisco bulk usato in questo video lo trovi sul sito Mister Auto e nel link nella descrizione. Monta lo spingidisco sull'albero primario e avvitalo. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Adesso puoi rimontare la scatola del cambio. Devi infilare l'albero primario nell'alloggio del disco della frizione. Anche qua ti consigliamo di farti aiutare. Quando rimonti le prime due viti, meglio se una nella parte alta del blocco motore e una nella parte bassa, stringi molto leggermente e verifica che la scatola del cambio sia battuta contro il blocco motore. Questo garantisce che l'albero primario sia ben fissato nella frizione. Rimonta l'avviamento nel suo alloggio. Poi riavvita le due viti che lo fissano. Poi riavvita la vite Torx. In queste immagini vedi le varie coppie di serraggio. Finisci di stringere usando una chiave dinamometrica. Rimonta il supporto pendolare della scatola del cambio. Riavvitalo a mano. Usa un crick per sollevare il blocco del motore e fai passare la vite verticale del supporto pendolare nel tampone della scatola del cambio. Poi riavvita le viti. Finisci di stringere usando la chiave dinamometrica. Rimuovi il crick. Adesso riavvita le quattro viti del carter. Riavvita il bullone che fissa la scatola del cambio sul blocco motore. Rimonta il supporto del catalizzatore e riavvitalo. Rimonta il supporto antibasculamento del motore e riavvita le tre viti.
riavvita la massa sul blocco motore. Adesso devi spurgare il circuito della frizione. All'altezza del ricevitore della frizione, rimuovi il tappo di plastica dal nuovo spingidisco. Reinserisci il tubo nel ricettore. Aggiungi nel serbatoio del liquido dei freni, perché nei prossimi passaggi è probabile che ne consumerai. Togli il tappo di spurgo dal ricettore. E subito dopo, infila nello spurgatore un tubo di plastica, con l'altro capo in una bottiglia. Bon, alors là, attention, manipulation extrêmement importante, alors s'il te plaît, sois attentif. Pour cette manipulation, il faut être deux. Le système d'embrayage étant complètement désamorcé, la pédale va être molle. Commence donc par pomper sur la pédale à la main, puis maintiens-la enfoncée. À ce moment-là, tu vas soulever uniquement la première agrafe, ce qui va te permettre de tirer sur la diurite sans qu'elle se déconnecte complètement, mais juste assez pour laisser la pression s'échapper au niveau du purgeur. Ensuite, tu remets en place ta diurite, tu rabaisses l'agrafe et à ce moment-là, tu peux relâcher la pédale. Bon, maintenant tu peux réitérer la manipulation de pompage avec ton pied. Ensuite, tu gardes la pédale enfoncée et tu peux refaire la même manipulation de purge entre 5 et 10 fois. Tu sais que tu arrives au bout quand la pédale est dure, qu'elle revient facilement et surtout qu'elle est souple. Mais surtout, le plus important, c'est que quand tu réalises ta purge, il n'y ait plus d'air qui s'échappe du purgeur. Maintenant, tu peux retirer le tuyau à l'aide d'une pince à bec plat. Ensuite, tu refermes le capuchon du purgeur et t'oublie pas de réajuster ton niveau de liquide de frein parce que tu en as consommé pendant la purge. Et s'il te plaît, oublie pas de t'abonner à notre chaîne et de liker la vidéo, c'est vraiment hyper important pour nous. Et surtout, va bien jusqu'au bout de la vidéo, sinon tu vas louper des manipulations qui sont hyper importantes. Ricollega il connettore del sensore della retromarcia. E poi quello del sensore della velocità. Riaggancia la guaina elettrica. Rimonta il cardano dal lato della scatola del cambio. Poi reinseriscilo nel portamozzo. Ripeti l'operazione con il cardano dal lato del passeggero. Rimontalo e riavvita l'albero di trasmissione. Rimonta le testine dei bracci oscillanti dentro i portamozzi. Poi riavvitale. Rimonta le testine dello sterzo nei portamozzi. Poi riavvitale. Rimonta i dadi del mozzo. Per riavvitare i dadi del mozzo, devi bloccare la rotazione del disco. Inserisci un cacciavite piatto abbastanza sottile perché passi tra le due pareti del disco. Bisogna inserirlo prima del supporto perché possa bloccare quest'ultimo. Riavvita i dadi del mozzo. Riaggancia nei suoi supporti il flessibile del sensore dell'ABS. Adesso bisogna rimontare il telaietto. Fissalo all'altezza della culla del motore e sostieni la parte anteriore con un crick per poter rimontare il silent block del radiatore dentro a quest'ultimo. Poi solleva con attenzione fino a inserire il radiatore nella parte alta. Adesso puoi riavvitare le due viti che fissano il telaietto.
riavvita i due dadi all'altezza della culla del motore. Rimonta la piastra di metallo. Poi riavvitala. Adesso puoi rimontare i parafanghi. Ora bisogna rimettere dell'olio nella scatola del cambio. Per farlo ti consigliamo al nostro video come spurgare la scatola del cambio Megane 2.1.5 DCI. Dopodiché rimonta le ruote e fai scendere l'auto. Reinserisci i comandi del cambio nell'orologi. Poi reinserisci le testine. Riattacca lo sfiato dalla scatola del cambio. Rimonta la scatola dell'aria. Rimonta la prima parte del condotto d'entrata dell'aria. Rimonta il coperchio della batteria. Poi riavvitalo. Riavvita l'anello di serraggio del condotto dell'aria sulla scatola dell'aria. Rimonta il sensore di pressione dell'aria del turbo. Ricollega il debimetro dell'aria. Riattacca i tre connettori della centralina. Riavvita il dado del cavo elettrico. Rimonta la seconda parte del condotto d'entrata dell'aria e riagganciala. Rimonta la batteria. Per farlo, ti consigliamo di guardare la nostra guida Cambio batteria Megane 2 1.5 DCI. Operazione conclusa. Ciao, sono Nono di Yustool. Spero che questo video ti abbia aiutato a fare manutenzione sulla tua auto. Aiutaci anche tu. Contribuisci al nostro successo in modo che possiamo produrre sempre più tutorial. È semplicissimo. Basta lasciare un like, scrivere un commento e iscriversi al canale. Ci aiuta tantissimo. Ciao, grazie.